Mentre montano le polemiche sull'opportunità di far sfilare a Pompei la città mariana per eccellenza, il tradizionale Pride, la manifestazione per la difesa dei diritti delle coppie omosessuali, a Napoli, su impulso della consigliera di parità della città metropolitana Isabella Bonfiglio, si è svolto un doppio appuntamento per riaffermare non solo la legittimità dell'esistenza delle famiglie arcobaleno, ma anche la necessità di consentire ad esse di avere dei figli. Con una mostra dal titolo Famiglie e un libro, partendo dall'esperienza di chi questa condizione la vive quotidianamente, e ha voluto raccontarla. Il libro racconta 18 anni di vita insieme, racconta in questi 18 anni come è cambiato il mondo e come ha permesso che da una frase detta nell'82, peccato che non avremo mai figli, nel 2000 alla fine abbiamo deciso di avere dei figli, due, una ragazza di 15 anni e un ragazzino di 6. I nostri figli sono stati concepiti all'estero, sono nati tutti e due a Avellino e vivono a Santo Stefano del Sole nella provincia avellinese, dove frequentano ovviamente le scuole e tutto il quartiere. La scuola è stato un momento molto importante e ha permesso a noi di allacciare contatti, di raccontare le nostre storie, la nostra storia a viso scoperto, e devo dire abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria da parte di tutto il paese. Il contatto reale con le persone, il dialogo, l'incontro fanno saltare molto barriere, ed è quello che ho potuto e che abbiamo potuto vedere e vediamo ogni giorno. Ed è proprio per superare queste barriere nella pubblica opinione che la città metropolitana ha deciso di ospitare la mostra a Santa Maria della Nova, che racconta momenti di vita vissuta delle famiglie arcobaleno. Dietro impulso del sindaco, dell'amministrazione, siamo riusciti a portare anche qua a Napoli, e porteremo in giro per i comuni di tutta l'area metropolitana questa mostra fotografica che dà un senso a quello che è il senso della famiglia, il senso della famiglia inteso come amore, inteso come rispetto, è inteso come diritto che non è ad appannaggio solamente delle coppie eterosessuali, ma anche delle coppie omosessuali. Dopo anni di chiusura normativa del nostro ordinamento, accentuata sotto alcuni profili anche dalla legge 40, la Cirinnà nella scorsa legislatura aveva iniziato a riconoscere alle coppie omosessuali la facoltà di unirsi civilmente, fermandosi tuttavia di fronte alla possibilità di avere dei figli. Diritti benché non pieni, e il riconoscimento dei quali ha subito di recente qualche attacco. Non può un ministro della Repubblica permettersi di dire che le famiglie arcobaleno non esistono. Gli omosessuali e lesbiche non sono sterili, fanno già i figli delle nostre coppie esistono. Le famiglie arcobaleno da ormai più di 10 anni, quindi bisogna prendere atto della realtà e dare la possibilità ai nostri figli di avere gli stessi diritti degli altri. Le ricerche scientifiche ci restituiscono dei dati molto chiari, le famiglie arcobaleno, così come le famiglie tradizionali, possono essere dei buoni genitori. Quello che cambia rispetto alla situazione delle famiglie tradizionali è che i nostri figli ovviamente subiscono una discriminazione giuridica, ed è questo che può creare dei disagi, non è il fatto di avere come genitori una coppia di mamma e una coppia di papà. Ma quali sono le difficoltà che incontrano le amministrazioni come il Comune di Napoli, che oggi vogliono riconoscere la legittimità dei figli delle coppie omosessuali? Noi come amministrazione siamo sempre stati molto aperti e molto disponibili rispetto a queste tematiche. Il nostro sindaco non per niente è stato il primo con Ruben, oramai già parecchi anni fa, a riconoscere questo bambino. Abbiamo un problema di carattere anagrafico che stiamo cercando di affrontare. Noi stiamo cercando di mettere a punto un sistema di carattere modulistico, ma che abbia poi anche effetti reali, per poter fare questo riconoscimento. Siamo in contatto con l'ANCI, si è reso molto disponibile ed è molto interessato, per cui dobbiamo solo proseguire per questa strada.